Gentili lettori, prima di continuare il viaggio nella Termoli che non va, vogliamo proporvi altre domande. Secondo voi, largo Piedicastello e la prima parte del lungomare nord di Termoli negli ultimi 5 anni sono migliorati o meno? Lasciate un commento e nel frattempo venite con noi. Partiamo dalla zona in corrispondenza del trabucco di Celestino. Notate la scarsità di luce pubblica proprio in un luogo dove risiede uno dei simboli della città. Un cestino per i rifiuti, altro cubo che non si abbina proprio con la bellezza, la meraviglia storica e architettonica del luogo. Vi riprendo uno degli ultimi faretti rimasti del viale. Dai pochi faretti rimasti, ovviamente non funzionanti oggi, all'unico intervento, diversi buchi dove una volta risiedevano i faretti sono stati addirittura piastrellati. Al posto di riparare i faretti sono stati piastrellati. Ce ne sono diversi lungo questa parte del viale. La desolazione e la scarsa illuminazione pubblica di largo Piedicastello. Ci troviamo proprio di fronte al primo simbolo di Termoli, il meraviglioso Castello Svevo. La bussola rosa dei venti, chiamatela come volete, guardate oggi in che condizioni è, in questi anni e di recente è stata vandalizzata. Ricordiamo che in quest'area pedonale spesso transitano mezzi non autorizzati come scooter e auto. Il cazzotto di Termoli, l'ex cinema adriatico di Piazza Sant'Antonio, a pochissimi metri dal centro storico, finalmente prossimo, si spera, ad una riqualificazione. Andiamo avanti. Tratto di muretto mezzo riqualificato e chissà per quanto tempo rimarrà così, con la firma di un incivile, fai schifo tu, che ha realizzato quello sfregio. Tratto di marciapiede rovinato. L'oscurità, l'incuria e l'abbandono di Pozzo Dolce, anch'esso si spera prossimo ad essere riqualificato. Ex fuorirotta, ormai dismesso e chiuso da molti anni, come sulla destra il cantiere dell'ex Rosary. Beh, qui speriamo in una rinascita tramite i privati che hanno in mano il loro destino. Arriviamo sulla terrazza del lungomare nord di Termoli, la prima terrazza del lungomare nord. Notate la fatiscenza delle ringhiere. In questi anni non sono mai state perlomeno riverniciate. Ogni tanto si incontra un po' di verde, qualche siepe qua e là, ma guardate lo stato. Altra, chiamiamola siepe. Ripeto, ci troviamo a pochissimi metri, qualche centinaia di metri dal centro storico. In questo tratto non si scorge più la pavimentazione, ma c'è un meraviglioso prato. Qui torna un po' di pavimentazione, a tratti ovviamente, un accenno di siepe forse morta. Notate che cura del verde c'è qui. Altro tratto di ringhiera che attende perlomeno una bella verniciata. Forse è nata una siepe selvatica in corrispondenza del muretto. Una tettoia sfregiata che affaccia sulla terrazza pubblica. Guardate qui. Si suona. Una panchina danneggiata. Oggi è buona per fare un bel arrosto. Parte di muretto mancante.
gli unici alberelli superstiti. Guardate in che condizioni sono. Guardate qui. Altra pavimentazione devastata, mai riqualificata negli ultimi anni. Andiamo avanti. Altro alberello superstite, guardate, nella pavimentazione ormai distrutta. Su tutta la terrazza, come potete vedere, non esiste un cestino per i rifiuti. Parte superiore non ne abbiamo incontrato neanche uno. Caccinacci a terra, armature fuori qua e là. Guardate qui. Anche qui armature fuori. Con la speranza che questi luoghi storici, turistici e privati possano rinascere una volta per tutte, da Ezio Varrassi, Termoli, Lungomare Nord e Largo Piedicastello, per ora è tutto. Un saluto, a presto!